Ed eccoci agli europei di atletica di Roma, grande Italia, altre due medaglie d'oro, quella di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e Nadia Battocletti nei 10.000, argento per Sibilio nei 400 ostacoli. Simone Benzoni. Il trionfo del capitano Gianmarco Tamberi, la doppietta straordinaria di Nadia Battocletti sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un'altra serata speciale per l'atletica italiana. 20 medaglie, bottino stratosferico, 10 delle quali d'oro. Jimbo, sofferenza in principio, la svolta a 2 metri e 31 saltati al primo tentativo. Oro come 2 anni fa, di nuovo campione europeo, 2 e 37, con gag, shock delle molle estratte da una scarpa. Sapevo che ci sarebbero potute essere delle difficoltà, ci sono state, ma grazie al pubblico sono riuscito a superarle, grazie a tutto il lavoro che abbiamo fatto. E ripeto, ho investito tutto quello che potevo investire in questa stagione. Battocletti, il capolavoro assoluto dopo il dominio nei 5.000, l'allungo decisivo anche sulla distanza doppia, gioia totale. È stata davvero un'altra serata d'oro, mi sono divertita davvero tanto. Poi davanti a tutta Italia, all'interno di tutti i tifosi che ci sono a questo stadio, e con loro è tutta una meraviglia. Primo sorriso della serata, quello di Alessandro Sibilio, splendido argento con record italiano nei 400 ostacoli. Ultimo giorno, ultime emozioni questa sera, soprattutto la rissa Iapichino nella finale del lungo e la 4% con il ritorno in pista di Marcel Jacobs. Il trionfo degli azzurri agli europei di atletica, l'abbraccio con il capo dello Stato di Gianmarco Tamberi, che si conferma campione d'Europa nel salto in alto. In diretta c'è l'inviata Francesca Sancini. Sì, davvero il pieno di emozioni ieri sera, e altre sono in arrivo per questa ultima giornata di chiusura dei campionati europei di Roma. Gli addetti al campo stanno ultimando la preparazione in pedana. Vedremo questa sera la rissa Iapichino per il salto in lungo, poi ci sono le staffette, la 4% uomini e le 2 4x4, e anche delle belle sorprese potrebbero arrivare da fondo e mezzo fondo. Intanto ieri una serata davvero indimenticabile, altre 3 medaglie e lo show di Gianmarco Tamberi. Allora, guardiamolo insieme. Le mani sul volto, gli occhi del mondo addosso, il presidente sugli spalti, a terra, l'asticella dei 2,29 per la seconda volta. Ci vuole un attimo a far crollare un sogno, Gianmarco lo sa, ma sa anche che vuole vincere. Io in quei momenti penso a tutto quello che ho fatto per essere lì, penso che non voglio tornare a casa senza quella medaglia d'oro, penso che non me lo perdonerei mai di tornare a casa senza quella medaglia d'oro. E allora Jimbo fa Jimbo e in un attimo rimette a posto le cose. Esplode la gioia in curva tra i tifosi, anche gli altri azzurri. In prima fila la moglie Chiara. Sono molto emozionata, come sempre. Noi stiamo tutti fremendo e vedo che la curva è bella piena, quindi sono molto molto contenta. Tamberi non si ferma più, 2.31, 2.34, addirittura gara già vinta a 2.37 come a Tokyo. Tra un salto e l'altro di Gianmarco arrivano 2 medaglie Battocletti. Dopo i 5.000 raddoppia con l'oro di 10.000, argento, Sibilio sui 400. La pedana dell'alto intanto è un palcoscenico, Jimbo finge un infortunio, panico sugli spalti, le telecamere lo inseguono e parte la gag, tira fuori le molle dalle scarpe. Fatto con mesi, giorni, settimane di pensare solo a quello, mettere quello al primo posto, e continuerò a farlo fino a Parigi. E oggi è venuto anche il presidente a testimoniare l'amore di una nazione intera. È un onore immenso averlo avuto oggi presente, non potevo permettermi di perdere davanti a lui, indubbiamente. Cosa vi siete detti? L'ho visto col sorriso, quindi penso che si sia divertito.